E questa coda imprevista di inverno ha danneggiato, oltre che il trail, anche il motocross. Infatti l'esordio degli Assoluti Italia, che è venuto il 22 febbraio a Montevarchi, è stato un esordio veramente difficile, in mezzo al fango e in mezzo al freddo. Ma in tanta durezza di gara sono emersi veramente i piloti migliori. Infatti il bresciano Alessio Chiodi e l'emiliano Christian Beggi hanno vinto a Montevarchi questa prima prova degli Assoluti. Sono stati loro i protagonisti di questa manifestazione in provincia di Arezzo, dopo una bellissima e combattuta giornata di gare che ha visto all'opera circa 160 conduttori che si sono impegnati sui 1650 metri del tortuoso crossodromo Miravalle. Quattro le manche disputate, due per la classe 125 e due per la classe Open, così come prevede il nuovo regolamento, manche durissime e lunghe. Si sono alternate la vittoria Fabrizio Dini e Christian Beggi nella Open, mentre nella 125 c'è stata una doppietta di Alessio Chiodi. Ricordiamo che la classe 125 è aperta anche alle 250 a quattro tempi, così come la classe Open vede al via 250 due tempi e oltre 250 a quattro tempi. Dalla calcetta di partenza i piloti da classe 125, vediamo come sono andate le prove del sabato. Prove che hanno visto il campione in carica Alessio Chiodi in sella alla Yamaha 254 tempi e il pesarese del team party Alessandro Cinelli in sella alla Honda, rispettivamente primi nel gruppo A e nel gruppo B con i migliori tempi della giornata. Ma poi ancora Andrea Bartolini, ottimo tempo il suo, e anche quello di Claudio Federici, che ricordiamo torna alle gare dopo i postumi di una brutta caduta corsa nel 2002 proprio su questo circuito. E non c'è storia per Alessio Chiodi, che si dimostra veramente forte. Infatti vince la prima manche disputata su un terreno davvero durissimo a causa del fango. Il 31enne bresciano ha preceduto il compagno di team Andrea Bartolini e l'imolese David Filippez in sella alla KTM. Ma il grande protagonista della gara è stato il 18enne messinese Antonio Cairoli, al primo impegno titolato in sella alla Yamaha del team Decar. Cairoli è stato autore di un'eccellente partenza ed ha condotto la gara per 13 dei 17 giri, disputati tenendo sempre a distanza gli seguitori Bartolini e Chiodi. Poi una scivolata sul fango gli ha fatto perdere oltre 45 secondi e la prima posizione. Ma mentre Chiodi, autore comunque di una prova impeccabile, andava a confermare la sua supremazia nella classe 125, il giovane siciliano è riuscito a recuperare la quarta posizione davanti al pilota dell'Estonia, Aigar Leok, in sella alla KTM. E purtroppo c'è un ritiro per Davide Guarneri già nel corso del primo giro. Vediamo quindi l'ordine di arrivo di questa prima manche classe 105. Vittoria, dicevamo, di Alessio Chiodi con un distacco di quasi 6 secondi su Andrea Bartolini, entrambi in sella alla Yamaha. Terza posizione per David Filippez sul KTM con un distacco di quasi 20 secondi. Quarta posizione per Antonio Cairoli, dicevamo protagonista della gara, che rimonta fino al quarto posto ma con 43 secondi di distacco. Quinta posizione per l'Estone Leoc, sesta posizione per Federici, a rientro dopo un lungo anno di inattività, settima per Cherubini, ottava per Stefanini, nona per René e decima per Svan Apple. Da citare anche l'undicesima posizione del giovane Mossini in sella alla Yamaha. E anche nella seconda manche Alessio Chiodi è protagonista, ma questa volta scatta subito in prima posizione all'abbassarsi del cancelletto di partenza. Infatti il portacolori del team RZ nel corso dei 18 giri e trova nel romano ex compagno di squadra Claudio Federici l'unico avversario capace di avvicinarsi alla sua ruota, pur senza mai arrivare a superarlo nonostante aver fatto registrare il giro più veloce. Quindi un Claudio Federici che torna in grande forma, che riesce a contrastare Alessio Chiodi pur senza riuscire a sopravanzarlo. Prova molto positiva anche per il pilota imolese David Filippez in sella alla KTM, che ha saputo mantenere abilmente fino in fondo la terza posizione. L'altro pilota romagnolo, Andrea Bartolini, compagno di squadra di Chiodi, non è riuscito a partire nel gruppetto di testa, ma ha recuperato molto bene nei primi giri fino a terminare in quinta posizione. Brutta partenza invece per il giovane Cairoli, partito malissimo e giunto ormai quindicesimo. Abbiamo quindi l'ordine di arrivo di questa gara 2 classe 125, ricordiamo 18 giri, quasi 40, oltre 40 minuti di gara.
primo Alessio Chiodi, su Yamaha, secondo Claudio Federici, su Yamaha con un distacco di 1 secondo e 85 centesimi. Terza posizione per David Filippert su KTM con 1 minuto e 6 di distacco. Quarta per l'americano Jeff Devon, ricordiamo, ritirato nella prima manche in sella alla Honda con 1 minuto e 20 di distacco. Quinta posizione per Andrea Bartolini, sesto per Bonini e settima posizione per Leocco, ottava per Stevanini, nono René e decimo Compagnoli. Purtroppo non è partito per i postumi della caduta il bresciano Davide Guarnieri, che sarebbe stato sicuramente protagonista. Vediamo ora la classifica della classe 125 dopo la prima giornata e dopo due manche disputate. E logicamente Alessio Chiodi conduce a punteggio pieno con 50 punti davanti a Andrea Bartolini, che ne assomma 40, così come David Filippert. Quarta posizione per Claudio Federici a 38 punti, quarta per Antonio Cairoli a 31, quinta per Cristian Stevanini a 29 punti. E veniamo alle due manche della classe Open, dove con una strepitosa cavalcata solitaria il pilota di casa Fabrizio Dini su KTM del Silver Action Team ha stravinto questa prima gara di apertura. Il 27enne campione italiano in carica ha dominato la gara conducendola dal primo all'ultimo giro e stroncando subito ogni velleità degli avversari. Fabrizio Dini ha dato l'impressione di non accorgersi del fondo pesante che ha invece messo alla frusta i suoi inseguitori. Chiarissimo il suo margine di vantaggio sul secondo, il fuoriclasse belga Marnik Berwerts, un pilota a livello mondiale, che ha preso 25 secondi di distacco in sella alla Yamaha. Terzo posto per il ceco Mikel Kadrecek, che ha rilevato la posizione che per circa un terzo di gara aveva detenuto il pilota laziale Daniele Brick in sella alla Honda. Poi quinto alle spalle di Christian Benci. Sesta posizione al termine di un'incisiva rimonta per il giovane perugino Manuel Monni su Yamaha, mentre Thomas Traversini ha dovuto rinunciare alla settima posizione a causa della manovra di un doppiato che gli ha provocato una scivolata. Quindi un Fabrizio Dini che in questa manche di apertura mantiene le promesse e si dimostra veramente forte e imbattibile. Logicamente per lui valeva il fattore campo, infatti 25 secondi di distacco dati a Marnik Berwerts, il belga fuori classe in sella alla Yamaha, sono veramente un esempio di questa sua supremazia territoriale. Quindi prima posizione per Fabrizio Dini, seconda per Marnik Berwerts, terza per Kadlecek in sella alla Yamaha, quarta per Christian Benci su Honda, quinta per Daniele Bricca su Honda, sesta per Manuel Monni su Yamaha, settimo per James Dobbs in sella alla Suzuki, ottavo Peironen su Suzuki, nono Ravaglia e decimo Thomas Traversini. Purtroppo c'è un ritiro per Alex Puzza in sella allo Squadra, Puzza che ricordiamo ormai è collaudatore di questa casa varesina e ha portato in gara una Open, una classe 1450 a quattro tempi con lo scopo importante di collaudare. Si è dovuto ritirare però al quinto giro. E la seconda manche sembrava anche questa andare ad appannaggio di Fabrizio Dini, ma una scivolata in una curva a causa di un pietrone viscido a metà del primo giro ha stoppato la sua fuga. Riavviata la moto, Dini si è trovato subito intruppato in un gruppetto in difficoltà con il fango ed ha perso quasi un giro. La successiva e velocissima rimonta lo ha portato comunque a concludere in nona posizione in zona punti senza il freno anteriore danneggiato dalla caduta. La gara è così stata vinta dal finlandese Antti Peironen in sella alla Suzuki, che da metà gara in poi ha avuto la meglio su Marnik Berwerts e su Christian Benci. Buona anche la prova di Thomas Traversini, che nella seconda parte di gara ha recuperato posizioni fino a concludere in quarta posizione, mentre Daniele Bricca, che ha anche fatto parte del gruppetto di testa, è terminato in quinta piazza. E tra i protagonisti iniziali c'era anche Manuel Monni, che però a causa di una scivolata è arrivato poi fuori dalla zona punti.
Vediamo quindi l'ordine di arrivo di questa seconda Mas della classe Open. Vittoria, come dicevamo, nel finlandese della Suzuki Pironen, con un distacco di 10 secondi su Marni Berwerz in sella Alemac. Pilota Belli, terza posizione, primo degli italiani, Christian Beggi su Honda, con 19 secondi di distacco da Battistrada. Quarta posizione, ma molto più staccato, oltre un minuto, Thomas Traversini su Honda. Quinto, Daniele Bricca su Honda. Sesto, Kadlecek su Yamaha. Poi ancora, settima posizione per Zerava, ottava per il coreaccio Bader Mannen in sella alla KTM. Nona posizione per Fabrizio Dini, che è stato danneggiato da una scivolata al primo giro. Decima posizione per Dami in sella alla Honda. Ed è riuscito a concludere la gara, anche se nelle retrovie, Alex Puza, che ottiene la ventesima posizione in sella allo Husqvarna con un giro di distacco. Un Husqvarna che sta portando, come dicevamo, al collaudo. Vediamo quindi la classifica degli assoluti d'Italia di motocross, classifica che non tiene conto delle presenze straniere, in quanto non prendono punti per il campionato italiano assoluto. Quindi Christian Beggi domina con 47 punti, seconda posizione Fabrizio Dini con 43, terza posizione Daniele Bricca con 40, quarto Thomas Traversini con 37, quinto Manuel Monni con 31. E qui sarà lotta aperta. E purtroppo il maltempo e la neve hanno fatto annullare la seconda prova degli assoluti d'Italia di motocross in programma domenica 29 febbraio al Corsodomo del Galaello. Non c'è stato niente da fare, non stati i lavori fatti, però la neve purtroppo non è riuscita a permettere lo svolgimento della gara, gara che è stata annullata nel corso della settimana. Gli assoluti d'Italia di motocross quindi continueranno con la terza prova in programma a Fermo in provincia di Ascoli Piceno domenica 7 marzo.